I thought, what is from Napoli? And then I discovered, of course, the music is from Napoli. What I just played is from the world-famous composer Domenico Scarlatti, and he was born in Napoli. Un intero fine settimana dedicato al pianoforte, con 200 eventi gratuiti disseminati in 49 punti della città, 300 pianisti coinvolti, 160 ore di musica e 60 concerti domestici. L'edizione 2018 di Piano City, organizzata dal Comune di Napoli con l'associazione Napoli Piano e presentata questa mattina a Palazzo San Giacomo, comincerà in modo spettacolare venerdì 23 marzo in Piazza Plebiscito con un concerto per 21 pianoforti. Grandi pianisti di fama internazionale nei concerti principali serali, che quest'anno saranno Maria Mika, Mariangela Vacatello, Andrea Schern, Florian Koltun, Xin Wang, ne dico alcuni perché ce ne sono tanti, e l'altro indirizzo è quello di riempire la città con decine e decine di giovani musicisti che vengono da tutta Italia e che partecipano a questa edizione in maniera massiccia. Oramai siamo veramente sommersi da richieste dopo 5 anni e sono più di 150 ragazzi dei conservatori italiani. Questa è un'esperienza unica e meravigliosa che io penso sia possibile solo a Napoli. Richiede uno sforzo organizzativo, una partecipazione e risorse che, se le volessimo contabilizzare, dovremmo quantificare in milioni di euro. Qui accade sullo sforzo generoso e volontario di organizzatori, di maestri, di giovani pianisti, di strutture, di location, di cittadini privati che aprono la loro casa, di istituzioni culturali. Un moto formidabile di bellezza che è insieme arte umana bellezza. Ideata dal pianista Andrea Schern, la rassegna prevede quest'anno concerti di musica classica e jazz, racconti musicali, lezioni e laboratori creativi per bambini. Fra i luoghi che ospiteranno Piano City, il Museo Archeologico Nazionale, il Teatro Area Nord di Piscinola, il Maschio Angioino, Palazzo Zevaglios di Stigliano con una maratona dedicata a Claude Debussy e per la prima volta il Conservatorio di San Pietro a Maiella. Molti cittadini di Napoli aprono la propria abitazione ai pianisti che fanno un concerto e al popolo napoletano e non solo, di turisti che vogliono assistere a questi concerti nelle abitazioni. Per cui avviene tutto tramite una prenotazione online, tramite il sito www.pianocitynapoli.it, si sceglie il pianista, si clicca prenota, si lasciano i propri dati e si riceve l'indirizzo dell'abitazione. Veramente uno sforzo organizzativo enorme, il Comune mette a disposizione un budget veramente modesto per questi aspetti organizzativi, tutto il resto è dono generoso, è volontariato, è passione per la bellezza, è amore per Napoli che tutti questi grandi artisti, grandi maestri e giovani musicisti testimoniano. Il programma completo su www.pianocitynapoli2018.it. Si è detto fuori verbale naturalmente che il bianco nero delle tastiere dei pianoforti è l'unico bianco nero accettabile a Napoli.